E salve a tutti, Watch Kibari, e bentornati su Five Nights at Freddy's 2. Ok, oggi, sempre sulla Custom Night, affrontiamo la sfida bella. Ok, oggi andiamo con la Night of Misfits. E siamo contro BB, Mangle e Golden Freddy. Loro due livello 20 e lui livello 10. Mi sa che è difficile, ma tanto. Io ci proverò. Se non erro, non l'ho mai completata sul telefono, neanche sull'iPad. Non so se qua sul PC è più facile oppure no. Boh, io che ne so. Devo controllare però tutti e due i condotti. C'è anche Mr. Golden Freddy comunque, quindi sì, è un bel problema. Almeno non c'è Bonnie o Chica o Batta la Pesca. C'è tipo il più cattivo dei Withered e il bambino palloncino è Mangle. Porca miseria! Vabbè, o Goldie. O decidi, o stai nel corridoio oppure stai qua davanti. E che cavolo. Allora, io sinceramente non lo so, perché so che Golden Freddy si può mandare via o con la maschera, mi sembra. Però in FNAF 1 si poteva mandare via con le telecamere. Non è che forse quando è nel corridoio bisogna mettere le telecamere per caso? Non lo so, non ho mai capito. Non so neanche se la wikia di FNAF me lo può dire. Boh. Ok, sarà una lunga notte. Sarà una lunga notte. Ciao Mangle. Ehi Goldie, come va? Caro orso d'oro. Sinceramente io preferisco di più il Golden Freddy del primo gioco, sapete? E allora, vediamo un attimo. Non so neanche se Foxy comparirà, oppure no. Ok, c'è Mangle. Ah ah ah. Ok, mandiamolo via, sto fantasma schifoso che si può teletrasportare quando vuole. Perché sì. Ok, Balloon Boy è andato. Tan 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 tan. Ehi, Goldie, come va? Fantastico Golden Freddy. Già posso solamente guardare il condotto di sinistra. Esatto, perché tanto lo sento quando arriva Mangle. No? Infatti. È una cavolata allora. Sarò attento a Golden Freddy però. Ok, ci sono loro due. È Luna. Molto bene. Attenzione. Cazzo. Attenzione. Io ho paura che Goldie arriva dal corridoio. Perché non so se mettere la maschera. Perché su me se lo illumino allora non succederà niente. Credo, eh. Ok, no, Foxy. Molto bene. Perché molte volte Golden Freddy appare tipo all'inizio della notte, diciamo. E questo è il problema. Mannaggia te. Se n'è andato. Perfetto. Meno male che Foxy è lì. Attenzione, raga, attenzione. So che è Luna. Niente, sono le due. Oh mio Dio, c'era Mangle e Golden. Quei luridi maledetti. Cazzo. Levati, per favore. Ok. Beh, aiuto. È brutto che Golden Freddy compare qua davanti. È una roba bruttissima. Però stiamo resistendo, per fortuna. Forse c'era Balloon Boy, credo. Non me lo so. Una paura tremenda. Ok,
Fai schifo, Balloon Boy. Perché Scott lo hai creato? Perché? Io non lo so. Ok, aspetta. Maschera. Molto, molto bene. Però Mizzega Foxy però alcune volte rompe, eh. E che cavolo. Hello, hi. Ha ha ha. Aiuto. Dov'è Golden? Non lo so. Ok, Foxy. Molto bene. C'è lui. Se ne è già andata Mangle. Mizzega. Facile. Ah, eccolo. Il caro... Oh mio Dio, sono le 4. Ma no. Aspetta. Una paura tremenda, raga. Bravo Foxy. Ok. Va bene. Quando compare Goldie qua davanti non dovete tirare via subito la maschera. Attenti, eh. Ok. Va tutto bene. Mamma mia, che gioco è questo. Oddio, l'ho mandato via. Allora se metto le telecamere quando Goldie... Sono un coglione. Non ci credo. Ho perso. Per colpa di Mangle. Vaffanculo. Mangle di merda. Vai a cagare Mangle. Ah, che rottura di coglioni. Vaffanbrodo. Che palle. Allora, ok. Ho capito che quando Golden Freddy sta davanti devo mettere la maschera. Quando è in fondo al corridoio devo mettere le telecamere. Ok. Ora raga penso di stare in silenzio perché mi devo concentrare. Cannazione. Sa che se animatronics maledetti mi hanno già jumpscherato molte volte.
Aia. Madonna! Raga, durano tantissime queste notti. Proprio lunghe. Ma lunghe tanto. Mannaggia, Mangle. È Golden Freddy. Withered Golden Freddy, vorrei dire. Perfetto, è andata come volevo. Se c'è Golden Freddy nel corridoio, mettete le telecamere, non la maschera. Ok? Perfetto. Voi non avete idea di quanta ansia ho dentro. Perché Golden Freddy è stronzo. Ma tanto. È un bel personaggio, questo è vero. Però, mamma mia, potrebbe fare le cose peggiori. Eccolo di nuovo. Attenzione anche a Bambino Palloncino. E volpe scassacavolo. Mamma mia. Oggi rompono tanto, eh. Aspetta, c'è Mangle. Perfetto, raga, perfetto. Dai, su, non sta andando male. Almeno credo. Ok, Foxy. Va bene, due tacche della batteria, su. Goldie non lo vedo, per fortuna. Ma comunque compare solamente nell'ufficio e non nelle telecamere. Mi sembra. Ok. Dai regà, dai regà, dai regà. Cazzo, è ancora qui. Levati, Balloon Boy. Madonna, che culo. Eccolo. Oh mio Dio, dovrò fare tante cose. Like non manca molto. Adesso mi sa che Golden Freddy comprerà ogni volta. Secondo me. Ecco, lo vedi che compare in continuazione. Sporso giallo. Sto Winnie the Pooh. Ok. C'è Mangle. Dai, arrivate, sei, dannazione.
Madonna raga, l'ansia che c'ho io. Madò. Ste sei del cavolo. Sì! Finita! Night of Misfits. Oh mamma mia. Oh mamma mia davvero, eh. Però in realtà era 50-50, eh. Cioè, bisognava stare attenti a Golden Freddy per di più. Però abbiamo finito anche questa. Guardate. 2 stelle. Infatti questa è la prima volta che la completo, perché sull'iPad e sul cellulare non l'ho mai finita. Qua invece sì. Molto molto bene ragazzi. Molto molto bene davvero. Adesso vediamo un attimo qual è l'oggetto che sblocchiamo. Vediamo un po' che oggetto abbiamo. Adesso vediamo un po'. Che è? Vediamo. Ah, la statuetta di Balloon Boy. E wow, che nasone che ha. Managgia. Ok, quindi vi dico che quando compare Golden Freddy in fondo al corridoio dovete mettere la maschera. Chiaro? Quando invece qua, davanti qui, dovete mettere la maschera. Ok? Mi sa che è così. Quindi raga, io direi di concludere qua questo video di Five Nights at Freddy's 2. E quindi raga, ciao ciao. Ciao ciao, ragazzi!